Buonasera a tutti. Spero di riuscire a vedere i commenti perché al momento non vedo, mi sa che sono in diretta. Ok, sì, sono in diretta. Perfetto. Buonasera, un piacere vedervi qui, un piacere essere con voi. Attendiamo un attimo che possano aggiungerci gli altri amici. Buonasera Manu, buonasera Franci, Rosanna. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Elena. Bene, bene. Man mano che vi aggiungete. Buonasera Mirella, Katia, Raffaella. Non dico tutti i nomi perché altrimenti non riesco a stare dietro a tutti. Io vi leggo dal cellulare però perché non vedo i vostri messaggi su Zoom. Mirella, vi sono mancata, anche voi mi siete mancati. È un piacere rivedervi, è un piacere essere qui con voi. E ringrazio sempre Bridge of Life che mi dà l'opportunità di essere insieme a voi per fare una bella chiacchierata. Spero che stiate tutti bene nonostante il periodo. Mi piace essere qui con voi perché siamo in una famiglia, siamo qui per condividere delle esperienze, per condividere la conoscenza, la consapevolezza che ognuno di noi ha. Ciao Karina, questo mi fa piacere perché comunque ci troviamo a condividere almeno. Parlo per me, a condividere parte del mio percorso, parte delle mie esperienze insieme a voi. E questo veramente è un grande onore per me, è un grande piacere, farvi parte di quello che è la mia conoscenza. E per cui, ciao Doris, che piacere vedervi tutti qui. E quindi volevo piano piano iniziare a commentare un po' ciò che è stato la diretta scorsa. È stata un po' un'avventura perché ho avuto delle difficoltà tecniche per potermi connettere con voi. E quindi è stata un po', diciamo, accorciata, no? Per quello che dovrebbe essere. E quindi per riprendere un po' il discorso della volta scorsa. Vi porto a un passo indietro a ciò che è stato. Voi sapete, come ho già annunciato nella locandina, che stasera avremmo parlato della chiaroudienza, però per poter continuare il discorso, ciao Lili, facciamo un passo indietro
parlando di nuovo della chiaroveggenza. Perché questo? Perché comunque, diciamo, no, dopo un po' di tempo che è passato, magari le persone non ricordano ciò che è stato detto, ma è giusto un breve riassunto, veramente breve, per rinfrescare un po' la memoria a tutti. Quindi, la volta scorsa abbiamo parlato della chiaroveggenza. La chiaroveggenza, che ci sono due tipologie della chiaroveggenza. La chiaroveggenza è la chiarovisione, no? Il vedere chiaro chi è nel mondo dello spirito. E quindi la chiaroveggenza si suddivide in due forme, quella oggettiva e quella intuitiva. Come ad esempio, a volte capita che vedo la persona del mondo spirituale, la vedo come se fosse fisicamente presente, e questo mi dà la possibilità di vederla come persona reale, però la vedo io, la vedo con i miei occhi dell'anima, e non tutti la possono vedere, perché è una cosa oggettiva, e infatti si chiama chiaroveggenza oggettiva. E questo posso vedere, diciamo, la persona, o il visitatore, il comunicatore, come vogliamo parlare, del mondo spirituale che viene a farci visita, lo posso vedere magari che si siede su una sedia o che magari si ferma vicino a un mobile appoggiandosi. E questo è solo attraverso la mia chiaroveggenza oggettiva che riesco a vedere, e per questo si chiama oggettiva. Poi c'è quella intuitiva, che praticamente l'intuitiva è quando la persona, è di tipo intuitivo, quando riceviamo delle informazioni nella mente. Cioè, la differenza è che vedere oggettivamente una persona, la vedo lì, la vedo presente qui davanti a noi, mentre quella intuitiva è che mi arrivano delle informazioni intuitivamente nello specchio della mia mente. Queste informazioni vengono poi registrate, se vogliamo, e poi vengono comunicate al ricevente. Questo è ciò che arriva, diciamo, attraverso la chiaroveggenza intuitiva, e attraverso lo specchio della coscienza che trasforma ciò che arriva come immagini nello specchio della mente in parole. Le parole che vengono dette, vengono trasmesse al ricevente della persona cara che si presenta nel mondo dello spirito. E può essere anche, questo vengono anche trasmessi così, magari un oggetto oppure un luogo, per descrivere un luogo a una persona quando si è nel mezzo di un contatto, ad esempio. E questo si chiama chiaroveggenza intuitiva. Per questo ci sono le due forme, l'oggettiva e intuitiva. Mi piace che voi capiate bene la differenza, perché è importante, perché, ripeto, la chiaroveggenza oggettiva è vedere la persona come una persona fisica presente, ma lo si vede attraverso gli occhi dell'anima, attraverso appunto il terzo occhio, la chiaroveggenza, ma la vede solo la persona, il medium, non la vedono tutti. Per cui questa è l'oggettiva. L'intuitiva invece è ciò che arriva come impressione nello specchio della mente, dalla coscienza, viene comunque trasformata in parole che viene poi trasmessa al ricevente. Ok?
Spero che sono chiara. Se avete difficoltà, se sto andando veloce, fatemi un cenno, ditemelo. Vi saluto a tutti. Grazie per essere qui con me stasera. Ciao Vittoria, che piacere. E quindi, attraverso la chiaroveggenza, come vi ho detto la prima volta che ci sono le varie chiaro, no? Quindi la chiaroveggenza è una di quelle. Poi c'è la chiarudienza. La chiarudienza, quanti di voi hanno magari udito una voce, magari chiamarsi per nome, no? A volte sentirsi chiamati, uno si volta e dice: ho sentito chiamare il mio nome, ma e poi voltarsi e non vedere nessuno. Oppure io dico sempre: se voi vi sedete nel silenzio potete udire più di 1.000 parole, perché nel silenzio non è un silenzio assoluto, è un silenzio fisico, sì, ma dall'invisibile arrivano tanti suoni, arrivano tante parole che ovviamente non si possono dire con l'orecchio fisico, si possono dire con le orecchie del corpo spirituale, dei corpi sottili che noi abbiamo. Per cui la chiarudienza, la parola chiarudienza, clarudienza, viene dal francese clair, clairaudience, clair che significa chiaro, audience che significa udito. Quindi chiaro udito, io sento chiaro, il mio udito sente chiaro ciò che mi viene trasmesso dal mondo spirituale. Questo mi dà l'opportunità di poter trasmettere i suoni, le parole che mi vengono dette durante un colloquio, durante una seduta o durante una medianità pubblica. Quando diciamo io sento, vuol dire che io sento attraverso le orecchie del mio corpo sottile. Non sento con il mio dito fisico, ma sento con quella parte sottile di noi. Quindi questa chiarudienza, il medium può essere consapevole della voce del comunicatore e attraverso questo può veramente percepire, no? Ciò che sono i suoni dell'aldilà, ciò che il comunicatore trasmette. Per cui, scusate che non vedo i messaggi, cerco un attimo di risalire ai vostri messaggi. Eccovi qua. Eccovi. Vi ho trovati. Ok. Per cui, alcuni medium hanno la capacità di sentire le parole anche all'esterno, che è praticamente la chiaroudienza oggettiva, anche come la chiaroveggenza oggettiva, c'è anche la chiaroudienza oggettiva. Per cui, udendo le parole, non è che quello che sta vicino a me le può udire. No, perché comunque sono solo io che posso udire queste parole che mi vengono trasmesse per poterle comunicare al ricevente. Quindi i presenti non possono ascoltare ciò che viene detto, perché arriva direttamente, come la chiaroveggenza, arriva nello specchio della mente, arrivano le parole e vengono poi trasmesse. Anche se si prova a registrare, proviamo a registrare magari le parole o vorremmo registrare le parole che sentiamo attraverso il corpo sottile, non si può, perché comunque è
è un suono, come dire, è un suono che non si può sentire con il corpo fisico. Ok, Fiore, tu mi dici quando succede che l'orecchio fisico? A me è successo. Fiore, Tina, non so qual è il nome giusto. Quando succede che senti con l'orecchio fisico, tu credi di sentire con l'orecchio fisico, tu senti il suono, ad esempio il nome, no? Ad esempio qualcuno ti chiama, ciao Max, che piacere vederti. Qualcuno ti chiama e quindi senti nella tua mente questo nome, senti... ti senti chiamare o senti una frase o senti una parola, ma la senti veramente come se fosse reale, ma la senti solo tu. E quella è la chiaroudienza oggettiva. E questo viene trasmesso, come ho detto, è come uno specchio, un registratore che abbiamo dentro, no? Uno specchio della mente, che poi questo viene registrato. E poi riportato alla coscienza e si ha la consapevolezza di quello che si riceve. È chiaro? Non so se ho risposto. Ok. Per cui, per ritornare a quello che è, riguardo la chiaroudienza, riguardo alla chiaroveggenza, sono paragonati a quella oggettiva, perché sia una che l'altra, come ha detto, può essere oggettiva, nel senso che solo il medium, chi riceve i messaggi, chi è all'ascolto, può sentire. Gli altri presenti non possono sentire, perché altrimenti andremo su un altro tipo di medianità, che è la medianità fisica. Questo è completamente un altro discorso. Quello che noi stiamo parlando qui stasera, come abbiamo parlato le altre volte, è la medianità mentale, cioè quella che vedete quando si fanno le dimostrazioni o quando si fanno i contatti a tu per tu con la persona. E questo tipo di medianità, come se andate a rivedere le vecchie dirette, è la medianità mentale. Quando vi ho spiegato che ci sono diversi tipi di medianità, le diverse differenze. Ok, Fiorettina, ho udito molto forte a tal punto che mi faceva male l'orecchio. Sì, perché questo accade a volte che si ha anche un certo odore, scusate, un certo dolore all'orecchio. Perché? Perché questo lo si sente talmente forte e attiva. È attiva la vostra chiaroudienza, perché essendo l'udito non abituato a sentire certi suoni, è come, sapete come i suoni, gli animali sentono quei suoni sottili che noi non possiamo percepire, no? Loro percepiscono ad esempio un rombo lontano, no? Come se mettete il cane, no? Vi faccio l'esempio del cane. Il cane riconosce, per dire, il motore dell'auto del suo padrone prima che ancora, no, la persona fisica in casa possa sentire il rumore dell'auto. Mentre il cane ha un udito così sottile, ha un udito così affinato che riesce a percepire quegli ultrasuoni molto, molto sottili. E a volte questi suoni, quando sono più forti, possono far male. E si sente proprio quel dolore. Allora, Anna dice: mi è arrivata la parola mamma. Sono corsa da mio figlio, era praticamente morto. Lui non poteva chiamarmi, non respirava. Sono sicura che qualche anima, un angelo, mi abbia chiamato. Sicuramente, Anna, sicuramente. Qualcuno ti ha chiamato per andare a vedere, ti ha chiamato. Questi messaggi che ci arrivano a volte,
arrivano solo degli aiuti dalle persone o dalla nostra guida o dai nostri angeli che arrivano come aiuto, come dire vai, corri, no? Ha bisogno di te. E quindi ti mettono in allerta per poter soccorrere o magari per andare o per magari eventualmente ti possono dare una parola d'aiuto in un momento di cui abbiamo bisogno, può essere per un conforto, per essere per qualsiasi cosa. E quindi se affinate un po' il vostro udito, provate a mettervi, no? Come vi ho dato l'esempio l'altra volta per affinare la chiaroveggenza, no? Un esercizio da fare, di provare quando vi telefona qualcuno, mentre siete al telefono, di provare a vedere attraverso la vostra chiaroveggenza, vedere magari come sta la persona, come è vestita, cosa sta facendo in casa, come si muove. Questo, no, affina le capacità della chiaroveggenza, se volete affinarle ovviamente, no? E altrimenti potete anche lasciar perdere, ma se volete è un buon esercizio, se volete affinare, che potete fare questo. Ok, Anna, grandioso, veramente grandioso, infatti quella voce ha salvato tuo figlio. Questo sono veramente commossa, perché veramente ci danno tanto tanto aiuto per soccorrerci, come ti ho detto, no? Attraverso, io ho ricevuto tanti segni per diverse cose che non vi sto qui a raccontare, perché non è la serata di questo, ma i segni li riceviamo in tutti i modi, li possiamo ricevere sotto visione, magari, no? Sotto, o magari vedere qualcosa, o magari sentire come tu hai sentito la voce che ha detto mamma e ti ha portato a soccorrere tuo figlio. Questo è veramente qualcosa di molto molto bello. Quindi, dicevo, il semplice ascoltare le parole semplicemente con le orecchie fisiche, ascoltare il mondo spirituale, non si riesce se non si è quella parte di medianità fisica. Ma possiamo ascoltare, come vi ho detto, facendo un esercizio. Vi potete sedere nel silenzio, senza musica, perché la musica vi porta ad immaginare delle cose, magari, no? A visualizzare, oppure vi porta a dare, diciamo, qualcosa di diverso in quello che è il vostro vero sentire. E quindi vi possono creare delle illusioni nella mente. Perciò se voi state nel silenzio assoluto, senza aspettative, senza creare quelle parole che vorreste sentirvi dire, perché attenzione che non è facile, ma nemmeno così complicato, si può fare, ma bisogna stare attenti a non cadere in quella trappola che potreste ricevere le informazioni dalla vostra mente, oppure pensare di aver udito qualcosa, ma che in realtà siete voi stessi l'aspettativa che vi mettete, che vi porta a credere di aver ricevuto un'informazione, di aver ricevuto qualcosa. Perciò, detto questo, se avete delle domande su quanto detto, scrivetele, perché il tempo passa veloce. Allora, la spiegazione è che l'orecchio spirituale, io lo chiamo così, orecchio spirituale del corpo spirituale, riceve delle radiazioni sonore, no? Proprio come gli animali, no? Che hanno affinato il loro orecchio, il loro udito. Quindi
si ricevono queste radiazioni sonore dal mondo spirituale, che vengono trasmesse allo specchio della mente, dove lo specchio della mente le interpreta e le trasforma in parole che vengono dette poi al comunicatore nel verbale, no? Come stiamo comunicando adesso, no? Io con voi, io non sento voi, però voi sentite me, purtroppo è questo che è un po' il limite, no? Ma va bene così, io vi leggo, che è anche molto bello leggere. Per cui queste parole che vengono poi interpretate dallo specchio della mente, che vengono interpretate attraverso la coscienza, vengono trasmesse al ricevente, e è la stessa cosa come ricevere i suoni fisici. Noi quando udiamo qualcosa, quando udiamo un rumore, ad esempio, no? Lo sentiamo, sì, ma automaticamente viene trasmesso nella nostra mente e questo viene trasformato in parola, suono, ad esempio, rumore o un bussare o magari una musica. Questo perché? Perché il cervello lo traduce, è come avere un traduttore simultaneo, se volete. Ok? Quindi la chiaroudienza oggettiva è una forma rara di medianità, come anche la chiaroveggenza oggettiva. Perché? Perché, come vi ho detto, è il sentire attraverso l'orecchio fisico, no? Il sentire fisicamente un qualcosa. Quando arriva una traccia uditiva, è come se si stessero ascoltando i propri pensieri. No? I pensieri si formano silenziosamente nelle orecchie, ovviamente nelle orecchie spirituali, del corpo spirituale, e questo poi vengono trasformate. Questo è il modo di percepire la chiaroudienza. Per cui, nella medianità pubblica, a volte, penso molti di voi avranno avuto modo, di vedere e di. Per cui, nella medianità. E di vedere e di anche fare la medianità pubblica. Magari ci sono alcuni di voi che anche sono medium oppure hanno fatto dei contatti a tu per tu. Quando si fanno questi contatti o nella medianità pubblica, a volte, no, potete vedere, chi osserva può vedere che chi sta trasmettendo un messaggio, il medium o chi che sia, vedete proprio che si mette come se fosse all'ascolto del mondo spirituale. Questo modo di fare è un modo, diciamo, fisico di fare, perché è come dire sto ascoltando, ma non è che il medium ascolta veramente con l'orecchio fisico. Come vi ho detto, viene attraverso l'orecchio spirituale, sente le parole, però si ha la sensazione, se volete, che qualcuno ci stesse parlando all'orecchio. Per questo a volte ci si mette all'ascolto. Questo aspetto è un modo, diciamo, bello da vedere, ma quando un medio è avanti, non fa più così, perché comunque le informazioni arrivano in tanti modi, sia nella visione sia nel sentire. Infatti potete anche sentire che il medium dice:
sento che, ma magari la persona che è lì, che riceve il messaggio, non sente, ma questo è normale, ma il medium sente e dice, sento che mi dice, no? E questo arriva, no, nell'orecchio spirituale e poi trasmette. E a volte si mette, o ci mettiamo, quel fare di attenzione nell'ascoltare ciò che viene detto. Ok? Per cui, quando si fa questo tipo di dimostrazione, non è che riceviamo fisicamente le parole, ma le sentiamo dentro di noi. E questo aspetto di essere fisicamente all'ascolto è un modo per invitare alla comunicazione, è un modo di mettersi, come dire, io invito il mondo spirituale che io sto ascoltando e lo invito a parlarmi, perché io sono attenta alle parole che mi dice. È un modo di dare e di prestare attenzione a ciò che viene detto dal mondo spirituale. Perché se non si presta attenzione, si possono anche confondere le parole. E invece magari di dare di dire una parola, si può magari capire un'altra, come succede nella realtà, oltretutto, no? Succede a volte che magari diciamo una parola, ma chi, l'altro interlocutore, capisce in maniera diversa le parole. E vediamo se qualcuno di voi ha messo. Stai spiegando molto bene, mi dice Silvia. Grazie, Silvia. Grazie. Fiorettina, mi arrivano con voce metallica e cantilenante. Certo, perché il mondo dello spirito non ha le corde vocali come noi e quindi la voce è normale che sia metallica. Oltretutto, loro cercano comunque di comunicare, per questo attraverso il corpo sottile hanno la possibilità più facile per comunicare con noi. Se noi appunto no, il nostro corpo sottile è più espanso, riesce a captare più segnali, e è molto più facile ricevere le informazioni che ci vengono date dal mondo dello spirito. Ok, bravissima, grazie Doris. Per questo l'atto di mettersi all'ascolto aiuta. Anche come vi ho detto prima, se voi vi ritagliate del tempo, poco tempo durante la settimana o durante la giornata, come preferite, e vi mettete all'ascolto del mondo spirituale, nel silenzio, io dico sempre, nel silenzio potete udire più di 1000 parole. Parole che non potete udire con l'orecchio fisico, ma potete udire solo affinando quella capacità che è la chiarudienza. Per cui, quando si è all'inizio, per dire, no, una persona vuole sviluppare questa capacità o vuole diventare un medium, oppure per se stesso, è utile che la persona chiude gli occhi, no? Perché questo? Perché se voi chiudete gli occhi e state nel silenzio, gli occhi non vi distraggono da ciò che avete davanti a voi. Dalla visione, può essere un oggetto, magari vedete qualcosa a muovere, o magari, che ne so, c'è una rivista davanti a voi e guardate cosa c'è scritto. Chiudendo gli occhi evitate qualsiasi distrazione e siete focalizzati proprio su quello che è il silenzio assoluto. Il silenzio della mente, ma il silenzio anche del vedere le cose. Questo è solo per potervi sviluppare, per potervi
dare la possibilità di ascoltare ciò che è il mondo spirituale. Per cui, man mano poi che andate avanti, che avete sviluppato la capacità, potete comunque stare con gli occhi aperti, perché questo non vi distrae più, perché siete ormai focalizzati e sapete come gestire, no, questa capacità, e riuscite ad ascoltare quello che è il mondo spirituale, senza essere comunque portati al di fuori di quello che è il vostro sentire, distratti da ciò che sono le immagini. Ok? Patrizia, è la prima volta che ascolti. Grazie Patrizia, benvenuta. Benvenuta a questa serata, una serata che parliamo attraverso la comunicazione, attraverso però il sentire il mondo spirituale, la chiarudienza. Allora, Ramona Cernat, a me è successo di sentire mia sorella gemella che mi chiamava. Mi sono spaventato, ho telefonato e lei era in ospedale perché aveva rotto una gamba. Da piccole abbiamo avuto un rapporto stretto e ci bastava guardare negli occhi per leggere nei pensieri, per leggere i suoi pensieri. È vero, Ramona, perché comunque i gemelli hanno un'affinità molto stretta, un'affinità che una telepatia, se vogliamo, no? Un po' più rispetto agli altri. Già c'è un legame, diciamo, sottile, no? Fra madre e figli, oppure tra due persone che si amano, no? Si crea quel collegamento sottile che magari uno inizia una fase e l'altro la finisce, perché comunque sono veramente in simbiosi l'uno con l'altro. E quindi questo dà la possibilità di comunicare, no? Mentalmente. E quindi quello che stavo dicendo, quando una persona che inizia ad ascoltare, si mette all'ascolto, chiudendo gli occhi, può avere la possibilità di non essere distratto. Per cui una volta che siete riusciti ad arrivare ad un punto di evoluzione abbastanza forte, potete tenere gli occhi aperti. Quindi non possiamo fare a meno di registrare quello che ci viene detto nello specchio della mente. Ricordatevi sempre che le informazioni arrivano attraverso lo specchio della mente, che vengono trasmesse alla coscienza per poi essere tradotte e comunicate. Ok? Allora, Antonella 60 stelle, ok, mettersi all'ascolto ma in meditazione, sì, mettersi all'ascolto ma in meditazione ma senza musica, proprio nel silenzio. Se voi vi mettete proprio nel silenzio, riuscite a non essere distratti. Come vi ho detto, sì, la meditazione con la musica la potete anche fare, ma non in questo contesto, per sviluppare sia la chiaroveggenza sia la chiarudienza, tutti i sensi del chiaro che vi ho comunicato diverse volte indietro. E quindi, per poter sviluppare i sensi che abbiamo nei corpi sottili, dovete farlo nel silenzio, perché non ci sono distrazioni attraverso il silenzio. Perché tutti i nostri sensi che abbiamo nel corpo fisico, tutti quelli ci sono nei corpi sottili e dovete solo attivarli. Non è che non ce li avete, tutti ce l'abbiamo. Bisogna solo attivare quei sensi, no? Affinarli maggiormente per poter captare quei segnali e capire com'è anche il funzionamento. Perché se una persona non sa il funzionamento, non riesce a comprendere e a fare quello che
che è giusto fare per poter svilupparli ulteriormente. Per cui, man mano che la vostra medianità, se volete fare medium o, come ho detto, solo per voi stessi, man mano che volete sviluppare questa capacità, man mano che vi allenate, questo si sviluppa sempre di più e quindi non è più necessario avere gli occhi chiusi, perché arriva direttamente, no? Come se avreste un telefono interno, se vogliamo, no? Una comunicazione, come dire, interstellare, no? Se avete visto anche i film Interstellar, che comunicano, no? Attraverso i vari pensieri, le varie cose. E quindi, se non avete visto il film, ve lo consiglio, che è molto bello. Allora, Sara Forlani mi chiede: posso chiedere come funziona la chiaroveggenza o vado fuori tema? Allora, Sara, la chiaroveggenza, ho parlato la volta scorsa, ho fatto un breve riassunto che praticamente ho dato anche un consiglio, se magari poi dopo la, comunque questa diretta rimarrà registrata, puoi riascoltare e così puoi sapere come fare per poter magari allenarti per la chiaroveggenza, ok? Allora, buonasera, Teresa De. Buonasera, è la prima volta che ti ascolto. Sto iniziando a sperimentare e canalizzare la canalizzazione angelica. Come faccio a capire se quello che sento o scrivo è frutto dei miei pensieri o è qualcosa spirituale? Grazie. Grazie per la domanda, Teresa. Allora, è complicato. È complicato perché non è facile, nel senso che non è facile le prime volte cercare di essere obiettivi. Quello che ti posso dire è che le prime volte il 95%, anzi forse anche di più, viene dalla nostra mente, dal nostro subconscio. E quindi man mano che ti alleni in quello che è la canalizzazione angelica, più lo fai, più riesci ad avere un margine più ampio. Perché è veramente difficile. Quello che dovete cercare di fare, innanzitutto di fidarvi, anche se è difficile, no? Cercate di fidarvi di quello che vi arriva. Anche se sapete che la maggior parte viene da voi, fidatevi, perché comunque è un allenamento che voi fate e andando avanti, affinando queste capacità, riuscirete a mettere sempre più meno del vostro e sempre più del loro. E questo che è la cosa più bella da fare. Quindi fate la pratica, cercare, Teresa, cerca comunque di allenarti sempre di più per affinare ulteriormente questa tua facoltà, questa tua abilità che hai. E vedrai che una volta che riuscirai a farlo, sarai contentissima di averlo fatto. Perché poi la differenza di trovare tra quello che tu dici e quello che viene scritto è una differenza enorme, perché usano parole o termini che magari tu non usi normalmente. E quindi là inizi a capire che quello che i discorsi che ti vengono dettati sono differenti da quello che potresti dire tu. Ok? Spero di aver risposto alla tua domanda. Quindi, vi faccio un esempio. Quando siete impegnati, che state leggendo un libro, no? E ci può essere anche della musica, o magari dei rumori fuori, o delle grida, qualsiasi cosa. Ma siete talmente immersi in quella lettura che questo non vi distrae affatto. Per cui quando vi mettete all'ascolto
no? Del mondo spirituale, è la stessa cosa. Cercate di mettervi in quell'ottica, come se steste leggendo un libro che vi attira molto, che vi dà tanto, che proprio vi immerge nella sua storia, no? Immergetevi in quella storia del mondo spirituale e vedete che non siete distratti poi da quello che è il mondo esterno. È tutta una questione di pratica. Facendo pratica, più fate pratica, più riuscite ad ottenere dei risultati. Quello che dico sempre io ai miei ragazzi nei corsi, dico sempre pratica, fate pratica, allenatevi, perché quello che vi dà l'allenamento non vi dà nessun altro. Cioè, ognuno vi può dare degli strumenti, vi può dare dei consigli. Come posso dirvi io adesso, potete fare questo esercizio o quest'altro esercizio, no? Per poter cercare di affinare le vostre capacità. Ma vi do gli strumenti, ma siete voi che dovete usarli. Non posso farlo io per voi. Ognuno di voi ha la possibilità di poterlo fare, ha la capacità di poterlo fare, ma sta tutto anche nella volontà. Quanto volete ottenere? E da lì vi mettete poi con quello che è la pratica. Datevi del tempo. Io non vi dico dovete farlo tutti i giorni, perché sennò poi diventa una cosa troppo stressante per voi stessi, no? Ma magari dire, boh, mi metto, che ne so, una volta a settimana, ad esempio, no? Faccio questo allenamento. Mi metto alla stessa ora di quel giorno alla settimana e do un appuntamento con il mondo dello spirito. Loro vi risponderanno, tranquilli. È come dare un appuntamento a una persona. Ma se date l'appuntamento, cercate di non mancare, perché cosa vi sentireste voi se una persona a cui ci tenete vi dà un appuntamento e poi non viene, non si presenta l'appuntamento? Ci rimarrete male, ma molto male, soprattutto se la persona che a cui, diciamo, con cui vi dovevate vedere era una persona che ci tenete moltissimo. E questa è la stessa cosa con il mondo spirituale. Se voi date un appuntamento, cercate di non mancare, cercate di attenervi a quello che avete prefissato, a quell'appuntamento che vi darà la possibilità di comunicare con loro. Vediamo se ci sono domande. Allora, Teresa, grazie della risposta molto chiara. Spero. Scusate, mi scappano le domande. Ecco, spero di capirla appena possibile. Ok, Teresa, vedrai che lo capirai, tranquilla. Col tempo, poco per volta. Antonella 67. Allora, ma c'è un esercizio specifico, una meditazione guidata per entrare in contatto con il mondo dello spirito? C'è un esercizio specifico, c'è praticamente è un allenamento che viene fatto, che si chiama Seduti nel Potere, che io e i miei ragazzi insegno ogni volta quando iniziamo i corsi, perché questo dà la possibilità di comunicare con il mondo spirituale. E quindi questo è un allenamento in più che viene fatto per poter cercare di innalzare le proprie frequenze, perché parliamo di frequenza, ognuno ha delle frequenze, noi abbiamo una frequenza, il mondo spirituale è un'altra, e quindi bisogna cercare di trovare l'equilibrio fra le due frequenze per poter comunicare. Quindi attraverso questo si può comunicare. Ok? Allora, ritornando... scusate, c'è ancora una domanda. Ciao Lucia. Allora, okay. Le leggo dal cellulare, scusate. Elena Platti, buonasera. Io di solito scrivo quando sento
e a volte mi capita quando sono a contatto con l'acqua di scrivere. Può essere, perché Elena, può essere Elena, perché praticamente quando si è a contatto con l'acqua, l'acqua è un conduttore e quindi ti può dare anche questa possibilità di dover scrivere. Ognuno ha una sua facoltà, ha un suo modo di ricevere e quindi è bene che tu, diciamo, metta in pratica quello che ricevi. Fallo, Elena. E quindi il contatto dell'acqua magari ti dà quel modo di... perché l'acqua assomiglia molto al nostro inconscio, no? E poi anche noi fisicamente, diciamo... la maggior parte, non so la percentuale giusta, forse l'80%, non so dirvi questo, siamo fatti di acqua. Per cui è normale ricevere delle informazioni così. C'è chi legge nell'acqua, appunto, no? Attraverso questo è un modo di manzia che c'è per quelli che leggono, diciamo, attraverso le bacinelle d'acqua. Quindi sì, può essere. Allora, Anna Maria Di Paola. Buonasera a te, Anna Maria. Bentrovati. Perché continua a sentire odore di fumo nella stanza? Premetto che nessuno in casa fuma e come posso riconoscere chi vorrebbe comunicare? Anna Maria. Allora, innanzitutto quando sentite alcune cose, questo è collegato a un altro tipo di chiaro, ma quando sentite alcune cose, la prima cosa da fare è eliminare ciò che può essere, magari un odore che qualcuno ha fumato sul pianerottolo, oppure se avete la finestra aperta può venire l'odore di fumo, diciamo, da qualcuno che fuma fuori. Ci sono tante situazioni che bisogna prima valutare, prima di dare o di dire che è il mondo spirituale. Non bisogna farlo così a caso, non per ogni cosa è essenzialmente il mondo spirituale. Bisogna accertarsi che non ci siano elementi estranei, diciamo, ciò che sono a livello fisico con noi, che può essere qualcuno, come ha detto, magari che fuma sul pianerottolo. Una volta eliminate tutte queste vicissitudini, allora possiamo dire, ok, allora è corretto, ricevo questa informazione dal mondo spirituale o questo odore chiaro fatto dal mondo spirituale. Ma bisogna veramente stare molto attenti, cercare di eliminare ogni cosa, perché è facile, no? Dare la colpa al mondo spirituale per ogni cosa che ci accade. Non è così, ragazzi, state molto attenti, perché a volte si prende con leggerezza il mondo spirituale, ma bisogna invece prenderlo con rispetto. Quando loro ci vogliono comunicare qualcosa, è veramente molto tangibile, è veramente molto forte. Quindi prima cerca di valutare tutte le altre possibilità e poi allora puoi dare la risposta. Ok, Manuela Fiore di Loto. Buonasera Natalia. Perché ci sono persone che non sognano mai i propri cari? Da cosa dipende? Io non credo che le persone non sognano mai i propri cari, Manuela. Secondo me li sognano, soltanto che non riescono a ricordare, che è una bella differenza. E credo che questo, diciamo, magari la persona non ricorda i sogni, non li rimangono impressi. Quello che potrebbe fare la persona è cercare, prima di alzarsi dal letto, di avere, quando apre gli occhi, di cercare di ritornare con la mente se ha sognato qualcosa e da lì poi vedere,
magari chiedere, no? Magari a un proprio caro di venirgli in sogno e di poter ricordare i sogni. Magari lo aiuteranno. Grazie Max, che concordi anche tu. Ok. Per cui, Anna Maria Di Paola, no, credimi, sono anni che continua questo fenomeno dell'odore di fumo e io non vivo in un condominio. E allora puoi chiedere chi è che vuole comunicare con te. Prova a chiedere e il mondo dello spirito ti risponderà, Anna Maria. Perché siccome dici tu sono anni che prova a capire, no? O prova magari a vedere se qualcuno che fumava ha vissuto in quella casa, non lo so, magari prima di te, non so se è una casa tua o se sei andato in quella casa successivamente. Sono veramente tante cose da vedere, tante sfaccettature. E quindi cercare di spiegarti adesso così veramente ci vorrebbe tanto tempo, per cui prova a chiedere almeno, prova a chiedere se qualcuno vuole comunicare con te. Quindi, ritornando sul nostro, oddio, siamo quasi in dirittura d'arrivo, come passa in fretta. Allora, voglio dirvi che praticamente quando un medium sente, no? O si mette all'ascolto del mondo spirituale, ci sono degli aspetti positivi e negativi perché poiché il medium è in grado di osservare il destinatario, ad esempio se c'è una persona di fronte che stai dando un messaggio e hai gli occhi aperti, quindi osservi il destinatario. Allora percepisci se le informazioni che stai dando sono giuste o sbagliate. Se sono giuste, te ne compiaggi, ma se sono sbagliate, se ti dice no, questo ti porta, questa è la parte negativa, perché ti porta con la mente a dire, oddio, ho sbagliato l'informazione, sono io che non ho capito, forse magari non ho preso l'informazione giusta, e questo ti porta a cercare nella mente, no? Dire devo cercare l'informazione giusta e fai quell'errore poi di perdere la comunicazione con il mondo spirituale. Per questo dico, cioè, ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi, avere gli occhi aperti quando si comunica dando dei messaggi alle persone che sono qui sulla terra, dei loro cari che sono nell'aldilà. E questo qua ti porta veramente fuori strada e poi perdi la connessione che veramente ci rimani male, sia per la persona che sta ricevendo e sia anche per te stesso il collegamento che senti, no? Perché non hai più fiducia in quello che hai detto. Per questo non è tanto, diciamo, bello guardare quando dai un messaggio. È bello da una parte, ma non è bello nemmeno dall'altra. Ok? Ciao Sara. Ciao Sara. Quindi, la chiaraudienza oggettiva è quella che si sente con le orecchie interiori e la sente solo il medium. Quella intuitiva invece è una condizione molto sottile che può essere descritta come ascoltare un suono senza, come vi ho spiegato prima, ascoltare un suono ma che il suono non è presente. E come ascoltare un ultrasuono, ecco, per essere più semplice. Per cui il medium è consapevole perché viene impressa nell'udito, nell'orecchio del corpo spirituale e poi questo lo porta, forma le parole per poter comunicare alla persona che è davanti, perché queste vengono trasformate dalla coscienza. Allora, ricordate,
arrivano le parole al corpo spirituale, che vengono trasmesse attraverso lo specchio della mente, e attraverso questo specchio della mente vengono trasmesse alla coscienza, che la coscienza le trasforma in parole e avviene la comunicazione. È chiaro? Ok. Per cui siamo già in ritardo, quindi vado veloce. Allora, una persona che all'inizio del proprio percorso ha difficoltà a distinguere, no, quando qualcosa viene appunto dal mondo spirituale, come ho detto prima, e quando qualcosa arriva da un qualcosa di fisico. Fate molta attenzione, cercate di togliere ogni possibilità, ogni, come dire, ogni elemento fisico intorno a voi, affinché possiate scartare, proprio veramente scartare ciò che le intrusioni terrene. È come quando scremate, no? Scremate qualcosa, non lo so, fate un esempio voi di qualcosa in cucina, no? Quando scremate qualcosa, affinché vi rimane la solidità di quello che è giusto, di quello che vi serve. E questo è importante che lo possiate fare. Quindi, come tutte le cose, come ognuno di voi magari si occupa di una modalità diversa, io conosco Sara da tantissimo tempo con il suo Theta Healing, e quindi quando fate o scegliete di fare qualcosa, l'esperienza è quello che vi dà tanto. Cercate di fare esperienza di ciò che sentite in comunione con voi e fatene tesoro. Io siamo già, non voglio togliere tempo a chi sarà dopo di me, e quindi dico, siate cauti, non prendetela mai come un gioco, perché veramente rispettate il mondo spirituale come rispettate una persona a voi cara qui. E cercate di essere sempre amorevoli e cercate sempre di stare attenti ai messaggi che loro vi mandano attraverso la vostra chiaroveggenza, attraverso la chiarudienza o con le altre chiaro che potete comunque sentire o percepire. Io vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata, un sereno weekend. State tutti bene. Vi abbraccio forte e alla prossima volta. La prossima volta continueremo il discorso con un altro chiaro. Così vi porto pian piano a conoscere queste facoltà, perché non si sa mai abbastanza. Secondo me ognuno porta qualcosa ed è bello che voi cercate di prendere ciò che sentite più giusto per voi. Grazie a tutti voi, grazie a Bridge of Light e a tutti i presenti. Buona serata a tutti. Grazie.